Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Minecraft e vi farò vedere il mio mondo. Allora, qui abbiamo la mia casa. Ora ve la faccio vedere. Allora, qui, vabbè, qui c'è il letto, qui c'è la fornace e la crafting table. Allora, questo è l'esterno della casa. Come vedete, abbastanza carina, no? Poi qua ci ho fatto pure la strada. Ah, buongiorno, come va? Ah no, sono del signore lì. Sì, sono del signore. Signore, scusi, non volevo farle male. Vabbè. Carica, carica, signore. Vabbè. Qua ho il craft shop, che sarebbe il negozio di Minecraft. Qui dovrebbe essere un cassiere, ma non ci sta, magari perché gli hanno licenziati tutti, non lo so. Qua, oh, dai, che ho scoscito. Qua c'è la roba che costa dei diamanti. Qua ci ho messo sta roba nell'altra casa che sta qua, che costano 10 diamanti. Qua ci ho messo la roba da mangiare. Ok, mo che vi faccio vedere. Vi faccio vedere il resto qua. Allora, qua guarda il craft shop e il signore lì che sta a fare non so cosa, vabbè. Ora vi faccio vedere la mia coltivazione. Beh, raga, questa è la mia coltivazione. Qua ci stanno già due alberoni giganti. E ora vi faccio vedere la mia fattoria. Guardate, qui c'è scritto fattoria, ok. C'è una pecora, due mucche, un pollo, un maiale. Sì, il maiale dovrebbe stare più allo zoo. No, nella fattoria, sì. Nella fattoria c'è fango, solo che è ricoperto d'erba, vabbè, chi se ne. E qua c'è il laghetto, che le paperelle non ci vengono mai. Che ne so, magari l'acqua è tossica, boh. Poi, qua abbiamo la miniera. Visto miniera, c'è miniera, vabbè, e qua c'è la miniera, eccola, vedete, qua mo il piccone mi finisce, lo uso, qui se ne. Io c'ho la roba tutta di pietra, tutte le armi di pietra c'ho, perché il gioco l'ho iniziato da 3-4 giorni. Finito, se sapevo. Ok, tanto me lo ricostruisco miliardi. Non me devo preoccupare. Ma che dovrei farvi vedere? Fammi pensare. Boh. Andiamo dal signore, vediamo se ci scambia qualcosa. Allora, signore, buongiorno. Come chiamiamo, no? Cioè, questo villager tutto il tempo sta nel mio villaggio. Cioè, non è che sei affezionato, mo vale rubare. Dobbiamo dargli un nome a sto signore, raga. Il signor... Ma che, lo stanno piccando? Oh, state calmi un po'. Possiamo chiamare. Signor... Oh, basta con sti versi. Non mi disturbi, signore. Ma no, ha ragione, guarda, lo stanno schiacciando questi cosi, lama, cammelli, quelli che so. Dagli con sto shift. Allora, come lo possiamo chiamare, boh? Nei commenti scrivetemi come potete chiamare, come volete chiamare il villager qua presente, il signor, quello che è. Quasi quasi mi pregherei un suo lama e me lo porterei alla fattoria. Ma non si può fare, non so, ladro, non io credo. Anche se potrei. Ah, scambia, grazie. Che c'hai di interessante, ovviamente? Niente. C'hanno mai niente di interessante, villager. Ovviamente no. Ok, grazie. Grazie di niente. Ah, ecco. Signor... Gianni, signor Gianni, no, fa schifo. Oh, basta calpestare il povero signore, fermi. Ma non ci avrà un nome, no?
Non ce l'ha. Oh! Ma nave. Ecco, allontanatevi, bravi. Non la schermata della faccia. Questi. Vabbè, ciao. Schiacciatelo. Come possiamo chiamarlo? Il signor. Allora, mi viene niente in mente comunque. Giorgillager. Sì, dai, Giorgillager. Ciao, signor Giorgillager. Un nome che non è tanto un nome nomoso. Vabbè, qua c'è il laghetto, ho già fatto vedere, sì, quello con l'acqua avvelenata e le papere non ci vengono mai. Signor Giorgiani, mi sa pure no, Giorgillager. Oh, ma devo scrivere su un foglio di carta sto Giorgillager. Che non mi ricordo. La penna, matita, grazie. Piove pure, grazie. Che il signor Giorgillager e io stiamo sotto la pioggia, va bene. Ora devo farvi vedere una cosa molto bella. Allora, vi faccio vedere. È molto bella, raga, guardate. Vedete questa montagna immensa dove non ci si può passare? Per passare da qua fai in fondo e passi dall'altra parte della montagna e non si può fare. Dall'altra parte della montagna ci stanno molti alberi però, che non puoi prendere. Ma ho scoperto un passaggio che ci fa passare. Ora vi faccio vedere. Io vado a dormire, mi pare che sta arrivando la notte, ma non sono proprio sicuro che sta pioggia. Ok, le nuvole piangono, poverine, sotto. Ah! Non lo sapevo, sai? Poverine ancora, bene. Giornata ideale. Oh! Ho detto giornata ideale, raga, che è? Sono magico. Ok. Vi faccio vedere il passaggio. Il passaggio per oltrepassare la montagna. Guardate, basta che salite un po'. Vedete, qua c'è un passaggio. Basta che salite un po'. Qui, oh, non mi fa cadere che ti ammazzo. Qua c'è il passaggio. Passate dall'altra parte della montagna. Oh mio Dio, raga, qua ci stanno un botto di alberi. Guardate. Questo passaggio è davvero molto utile, che io gli alberi li ho rasati. Ma un asino potrebbe servirmi, guinzaglio. Ah, ma che è? Ecco, guinzaglio, grazie. Tanto fammi. Guarda, vabbè, la legna mi serve un pochetto, no? Dai, prendo un tronco, giusto uno, raga. Servirebbe, lascia che sta pure per finire questa. Devo rinnovare le armi. Ah, ti fermo, non mi trascina via. Brutto asino. Infatti, visto che è un asino, è pure un asino. In cervello, capito? È un asino, pure in matematica è un asino questo. Oh, non. Non è molto stava al passaggio se mi fai pa. Se mi ha fatto. Ecco, non mi ha fatto perdere. Sì, ma se si leva, sì, signora Foglia. Andiamo a vedere come sta il signor Giorgillager, raga. No, c'è acqua qui. Solo acqua e ho intravisto dei creeper. Mi sembravano creeper, ho intravisto. Ah, intanto prendiamoci qua che c'è del carbone. Ma con cosa? Che cavolo. Si possono prendere solo con i cosi, la cosa, là, il piccone, le pietre. Quindi devo andarmi a fabbricare un piccone. Oh, ma mi vuoi far salire? Comunque, raga, il mio mondo si chiama The Crafting World. Che si crafta. Signor Lama, ha abbandonato il signor Giorgillager? Sali. Oh, voglio salire. State calmo. Oh, alleluia. Tocca al movimento. L'asino. No, l'asino mio. Dimmi che mi è sparito.
No, dimmi che mi ha... Vabbè, mi è sparito l'asino. E in questo momento non vorrei andare di qua, sai? Voglio... Adesso qua. Non è che non l'ammazzo? Non morire, ti prego. Ah, un blocco di testa. Aspetta, ma fa quei versacci. Non era il signor Giorgillo. Era il lama, porca miseria. Te poi leva? No, dai, raga, come mi levo? Cioè, non lo ammazzo. Una spada. Sarebbe gradito. Oh no, dai, come posso scendere, mo? Ah, grazie. Quello chi è? Ah, ok, mi sembrava un signore pazzo. Signor Giorgilager! Che stai? Ah, ecco qua il nostro amico, il signor Giorgilager. Ha perso un lama, sa? Vabbè, non mi ascolta. Ok, andiamo a fabbricarci un piccone a prenderci ste cose, sti carboni. Dai. Come si faceva il piccone, manco mi ricordo, perché oggi se non mi ricordo niente, ma posso fare pure quattro, grazie. No, è pieno. Che cavolo, è pieno. Ok, che non mi serve più. Sto uovo, via. L'uovo, allora, pianto l'uovo e così si leva dalle scatole, ecco. Dov'è la porta? Ecco, manco trovavo la porta di casa mia, pensa, poi smemorato. Addio. Oh, ti ho detto addio. Ecco, bravo, ciao, non mi servi. Non te potevo piazzare nella fattoria. E che cavolo, vabbè. Fa lo stesso. E tu inquadratura con la faccia, non mi disturbare. Che hai già fatto abbastanza per oggi. Chiuditi. Va bene, va bene. Allora andiamo, rimetti sto coso qua. Piamoci. Piccone. No, ma di spade ce ne ho tre. Tre spade di ferro. Non so che mi servono. Vabbè, ho occupato solo spade. Non muovi. Ah, l'ho già fatto, ok. Grazie. Dovrei rinnovarmi un po' tutte le armi. Abiti. Oh, ecco così, alleluia, perfetto. Inquadratura facciale mi rompe sempre. Fammi salire. Oh, devo salire. Oh, mi fa salire. Ma dove va? Sono davvero smemorato oggi. Devo andare di là. Io di là a prendere la legna. Se no, a che fare mi sono fatto il piccone? Mi serve. Ma perché non lo riesco? Ah, lo so io perché. Così te pio. Preso tutto. Non è avanzato nulla? No, nulla, ok. E mo, il problema è, piazziamoci queste tre blocchi, piazziamo uno, due, tre, ecco. Ecco, c'è uno spazio vuoto, ah, un altro. E
è 1, 2, 3, 4, 5, 6. È arrivato Lori, raga. E mo mi rompe le scatole. È arrivato da basket. Ok, raga, prima che questo arriva che mi rompe, vabbè. Vabbè, invidiamolo. Lori! Che c'è? Vieni, sto a fare un video. Matteo! È un attimo, mamma, sto a fare un video. Oh, ma ciao, ragazzi! Non mi sono tolto la giacca, però. Vieni qua, dai, vieni seduto. Ok, raga. Ah, il video di Minecraft Trial, finalmente. Yes. Ho fatto vedere, ragazzi, il mio mondo. Raga, se volete... Anche io. Aspetta. No, per stavolta il video è finito. Raga, per questa volta il video è finito. Se volete scrivere... Ma che avete fatto? Abbiamo esplorato il mondo. Ora, se lui non ci rompe più le scatole... Ci rompe sì o no? Ok, dai. Allora, ciao! Aspetta prima di dire ciao, che non stai mica a morire ancora. Non devi dire addio. Ok, raga? Addio! Ciao! Ok, vai di qui. Ok, raga? Fermo, zitto. Raga, non mi interrompe davvero. Te prego. Ti scongiuro, te prego. Vabbè. Comunque, se volete, scriveteci qua sotto nei commenti. Se volete vedere anche il mondo di Lori, lasciate un like. E infatti lo faremo il video. Sì, va bene. Hai finito? Sì. Ok. Ciao. Ci siamo scordati due cose molto importanti. Dai, dille tu se te le ricordi, dai. Beh, amen, ciao. Ok, le due cose importanti sono: lasciate like e iscrivetevi al canale, che abbiamo superato il record di maggio. E che stiamo a giugno? No, stiamo a maggio. Ah, siamo a maggio. Aspetta un attimo che mi ricordo. Oggi siamo a maggio. Mamma, giugno o maggio? Ah. Mi ha detto, mica è giugno. Siamo a maggio. Abbiamo il record l'abbiamo superato di superare i 30 iscritti. Infatti stiamo a 31. Sta pure diventando notte. Lo so. Siamo a 31 iscritti. Quindi, come promesso, potete scegliere che video potremo fare. E vi ricordo che l'obiettivo da superare è arrivare a metà giugno a 40 iscritti. Questo è il prossimo obiettivo da superare. E allora adesso andiamoci a fare la nanna. E ciao a tutti, ragazzi!